Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulle campagne di Francia, Farming Simulator 22. Siamo a giugno e io vi devo far vedere tutto quello che ho fatto off camera. Ci sono i nostri campi di orzo mietuti, raccolti. Abbiamo raccolto la paglia, l'abbiamo stoccata, abbiamo portato l'orzo al mulino e riattivato la produzione di farina. Ora, nei commenti mi avete scritto che a qualcuno di voi non funziona nemmeno il robottino della stalla delle vacche. Mi avete detto: Robby, guarda che io ho messo il robottino, l'ho acceso, ma nonostante dia da mangiare alle vacche non sale il livello del cibo. Allora io che cosa ho fatto? Per fare una prova ho comprato un po' di fieno, un po' di paglia, un po' di insilato, tutta roba sciolta, l'ho caricata e adesso faremo una prova. Se veramente è buggata pure questa stalla, in caso vediamo se si può togliere, o la togliamo e ci mettiamo una stalla mod, oppure vendiamo tutte quante le vacche e non facciamo vacche, perché se è buggata è buggata. Quindi andremo un po' a vedere anche questo nella giornata di oggi, ma non è l'unica cosa che voglio fare, perché come avrete visto i nostri campi adesso sono trebbiati, sono da lavorare. Prima di lavorarli io vorrei darci una bottarella di liquame, perché le vacche, come già detto, purtroppo sono lente nella produzione di latte, ma producono liquame come se piovesse. Quindi vorrei usare un po' di liquametto per i campi. Prima però io manderei avanti una giornata di gioco, così vi faccio anche vedere l'enorme consumo dell'alfalfa da parte delle vacche. Vedete, ne abbiamo 100.000 litri prima di andare a nanna e ne avremo tantissimi altri mila litri sicuramente consumati nella giornata di domani. Vedrete che da 98.657 andremo a sbattere a zero in un solo giorno di gioco. Però prima devo vendere il latte, cioè il latte da vende, quindi andiamo prima a vendere il latte e poi successivamente a nanna, e vediamo un po' che cosa succederà nella giornata di gioco successiva. Poi dobbiamo aspettare anche che crescano le barbabietole, perché dobbiamo iniziare anche con la produzione di zucchero. Sta mappa, ragazzi, bella ma buggatina, molto 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 buggatina. Allora andiamo un attimino prima di tutti a posare il carro, che a parte che potremmo anche caricare già i pallet di lana lì, così ce li togliamo dalle balle e li portiamo alla produzione di lana. Dai, facciamo questo. Nel frattempo che io faccio tutte queste manovre, ragazzi, vi devo ricordare le solite cose, che per qualcuno sono cose che sapete a memoria, ma io ovviamente le faccio per gli amici nuovi che arrivano nuovi qui sul canale e che magari non le sanno queste cose. Allora, sappiate, amici miei, che in descrizione c'è il mio secondo canale, RobbyMel81 Extra, dove praticamente porto videogiochi vecchi, nuovi, passati, presenti e futuri. Venitemi a trovare, aiutatemi ad arrivare ai 2000 entro Natale, così che uscirà un super mega video specialissimo che nemmeno ve l'immaginate. Tanto questo lo stacco un attimo, lo lascio qua. Poi vi ricordo la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, aiutarmi e sostenermi con un abbonamento nel mio lavoretto, quindi allungare la vita del canale. E poi, ma non meno importante, ultima ma non meno importante, la mia affiliazione Giants. Se siete da PC e potete acquistare tutto quello che riguarda farming senza alcun sovrapprezzo dalla mia affiliazione, così da aiutarmi a raggiungere la partner oro. Ora, qualcuno mi ha detto, dice: ma non è che la botte si incastra perché c'è il coperchio alzato? Potrebbe essere, ma una volta caricato lo chiudiamo, anche se mi pare da vedere che il tetto non è collisionato, perché se il coperchio collisiona sia all'andata che al ritorno, e invece vedete che non collisiona, quindi probabilmente è proprio lo spazio quando vado a sinistra, è proprio lì che c'è qualcosa che va a collisionare. Magari staremo a vedere. Però intanto fatemi vendere sto latte, fatemi vendere un po' di roba, così ci vanno avanti pure gli sordarelli, che schifo non ci fa mai, insomma, avere qualche sordarello in più.
Il punto vendita, questo qui della casetta, me l'avete chiesto, è per console e per PC, si chiama Self Market. Allora, scarichiamo un po' di latte, famoci arrivare un po' di lattosio, non a me, perché sono abbastanza intollerante io, però agli abitanti della zona piace il mio lattino, e soprattutto anche a me piace vedere quei bei soldini che vanno su, guardate che roba, soldini che vanno su come se non ci fosse un domani. Ragazzi, abbiamo scoperto l'arcano, perché la Giants non faceva uscire le mod, e chi diceva che stavano in ferie ha detto bene. In Germania il 3 ottobre era festa nazionale, mi avete detto nei commenti. Io avevo cercato ma non avevo trovato niente al riguardo, probabilmente, anzi sicuramente avevo cercato male. Pare che il 3 ottobre sia stata festa nazionale in Germania, quindi gli amici si sono fatti sia la festa sia il ponte, quindi si sono fatti sabato, domenica, lunedì e martedì. Ecco perché sabato poi avevano fatto uscire la Gaspardo, la Lama e il Rauk, se la sono lasciata. Ma sicuramente anche la mappa uscita ieri, di cui ho fatto un test map tra l'altro, lo trovate sul canale, andate a vedervelo se ve la siete persa, la Alma Missouri, anche quella mappa lì sicuramente quella non è stata testata ieri, quella è stata testata nei giorni indietro, e speriamo che ieri abbiano testato le mod che usciranno oggi, speriamo, me lo auguro ragazzi, me lo auguro, perché stiamo veramente coi pezzi al chiù, coi pezzi al chiù. Allora, carichiamo un altro giro di latte, intanto me lo scarico questo anche nel caseificio, così vediamo se serve un po' di lattino nel caseificio. Datemi un attimo, sentite come fanno le pecorelle. Allora, fatemelo scaricare e poi andiamo avanti col gioco, va. Semmai nel giorno di domani portiamo la lana, così non andiamo a fare un viaggio da vuoti praticamente, perché insomma il carro è quasi vuoto. Io adesso sono troppo curioso di vedere se funziona il robottino delle vacche. Anzi, adesso mandiamo avanti il tempo finché non parte il robottino. Ci ho messo tutto dentro, anche il mangime, minerale, tutto quanto. Ok, il latte è praticamente pieno, però adesso lascio tutto qui ragazzi, così nel giorno di gioco di domani ricarichiamo il latte, facciamo tutto. Adesso sono troppo curioso, vedete ragazzi, è tutto al massimo, fieno, insilato, paglia, mangime minerale, tutto quasi al massimo. E adesso mandiamo avanti il tempo, voglio vedere se parte sto robottino, mandiamo avanti, però vediamo, sì, sta partendo, vedete, sta prendendo i vari materiali, li sta miscelando e tra poco parte il robottino, raga, e vediamo se effettivamente funziona. Però mandando avanti il tempo veloce, non è che noi mandiamo più veloce il robottino, quindi è inutile. Lo mettiamo un attimino a uno, così vediamo un po' tutto. Lui sta simulando ovviamente che raccoglie le varie colture della terra e le mette all'interno del miscelatore. Ovviamente dentro non c'è una cippa, mi sa, tutto figurativo. Vabbè, non è che lo prende davvero, insomma, ci sarà pure qualche texture così, ma da una robetta figurativa, cioè non è che va a prendere il mucchio davvero. Continua a dire che manca tanto il Leli 1, quello per cui lo vedete che dentro c'è proprio una cippa, non ci hanno messo manca la texture. Adesso dovrebbe partire il robottino, eccolo, e dovrebbe alimentare le nostre vacchettine. Eccolo, ha fatto manovra, ha girato. Sente che gli dà fastidio il carro? Scusatemi, gli dà fastidio il carro, datemi un attimo. Rileva la collision del carro. Scusatemi. È come il traffico. Cioè tu puoi stare 3 km dalla macchina, ma la macchina rileva la collision. Fatemi togliere un attimino il carro, così il robottino va avanti. Eccolo, a posto. A posto. Andiamo a vedere il robottino.
che entra dentro la stalla e adesso dovrebbe fermarsi qua e dar da mangiare ai nostri bovinetti. Arriva, eh? Poi dovrebbe fare il giro e rientrare. Quindi il robottino comunque funziona. Come vedete, dal lato in basso sono scesi anche i litraggi di fieno insilato e paglia e mangime minerale. Eccolo, sta dando da mangiare. Adesso dovrebbe fare il giro, svuotarsi e ritornare dentro. Quindi, come vedete, il robottino ha dato da mangiare, ma la razione mista non si è mossa di mezzo litro. Quindi è buggata. La stalla è dannatamente buggata. A questo punto non ci rimane che prenderne i liquami, perché perlomeno ci abbiamo qualche liquame da dare sul campo, venderla e vendere tutte le vacche dentro e vedere se ci fa mettere giù una stalla mod, oppure vendiamo le vacche e basta. Vediamo un attimino dal menu se ce la fa vendere. Quindi stalla buggata, ragazzi, sta mappa è tutta buggata, che peccato. Sì, ce la fa vendere, quindi metteremo giù un'altra stalla. Però voglio utilizzare i liquami che perlomeno abbiamo prodotto. Quindi andiamo ad affittare una bella botte per i liquami. Vediamo un po' che cosa possiamo affittare, che non ci costi molto, se no è più la rimissione. Ok, prendiamo la LGP Major di 4D Modding, questa bella moddina che presto arriverà anche su console, che al momento è scaricabile solo su PC dal sito di 4D Modding, Airemod dovrebbe essere, no, Aireagri, scusate, Aireagri, voi scrivete Aireagri e poi andate lì e vedete anche le mod di 4D Modding, e c'è questa bella botticina. Allora, top fill, che cambia? Una cippa, dovrebbe essere solo una cosa figurativa, credo. Ma io voglio lo sprayer dietro, eccolo. Allora, mettiamo lo sprayer dietro. Configurazione ruote. La targa non ce ne frega niente. Per il refill laterale non ce ne frega niente. Oh, vediamo le decals. Questa o questa? Questa è più bella. Poi possiamo scegliere una marea di cose che adesso non ci serviranno. Anche il colore del corpo, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Possiamo scegliere qualsiasi colore. Vabbè, scegliamo quello originale. Possiamo veramente scegliere ogni cosa, eh. Poi quando uscirà anche per console ci farà un test mod approfondito. È per quello che non vi faccio vedere più di tanto a livello di configurazioni. Faremo un test mod quando uscirà anche per console, si spera a breve. Andiamo. Lui nei suoi screenshot usa proprio il 180 di Edo per portarla, quindi suppongo che vada benissimo. Allora, dov'è il punto di ricarica dei liquami qua? Dietro? Mica mi ricordo, eh. Dietrino? Dietrologia? Eccolo qui. Punto di ricarica dei nostri liquametti. Primo viaggio, 10.911 litri. I campi ho fatto bene a non portarli ad erba normale, ma li ho lasciati ad erba medica. Ora bisogna vedere se mettendo giù una stalla normale noi riusciamo a fare reazione mista. Mazzi no. Se accettano erba medica, continuiamo ad alimentare l'erba medica, ma dubito che le stalle, che altre stalle accettino l'erba medica. Quella è una modifica che deve fare il modder. Quindi sì, dovremmo sicuramente fare erba normale. Andiamo, ragazzi.
Andiamo. Ammazza, le lavora piano. Oh, com'è? Lavora pianissimo. Oh, ok, mi sarà appallato il trattore. Bella, eh? Bella, bel lavoro di 4D modding, mi piace. Saranno contenti quelli che vengono ad acquistare i prodotti alla nostra casetta lì, che si troveranno sto bello odorino di liquami freschi freschi. Vabbè, oh, è odore di agricoltura, è odore di campagna, è odore di biologico. Voglio dire, di che te lamenti? Per biologico e poi non vuoi sentire la puzza delle cacchetta? Non ho capito io, eh. Allora, che biologico vuoi? Scusate, perché mi fai questo? Perché GPS mi fai questo? Why do you want to farm this? Cioè, perché vuoi farmi questo? Ogni tanto mi piace parlare in inglese. Vai. Bellina, raga, bellina. Lavora bene, non è pesantissima da portare. A parte che stiamo usando anche un 180, con le contropallette. Da notare che quando la si accende e la si spegne non è istantaneo lo spruzzo, cioè né si attiva subito né si spegne subito, c'è qualche secondino di ritardo, e credo che questo sia molto realistico perché dà appunto il tempo al sistema di riempirsi e di svuotarsi. Vedete? Io ho già spento e il getto continua a uscire per qualche istante. Me gusta, raga. Ora non so se arriverà su console come Major o come Lizard, ma in ogni caso è una bella bottina che consiglieremo con un bel test mod appena uscirà. Me gusta, raga, me gusta. Amici, io mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciate un bel like, lasciate un bel commentino. Noi probabilmente finiremo in live di fare tutto questo, oppure finirò off camera, vedremo un attimino. Però prossima puntata dovremo dedicarci all'interramento di tutti questi liquami, alla lavorazione dei campi, oppure alla raccolta delle barbabietole. Dipende un po' dal mese in cui riprenderemo a giocare nella prossima puntata. Io ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui, ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenersi, di andare avanti, di portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto, vi ringrazio, e se avete qualche stalla di vacche da consigliarmi, però non troppo grossa, ragazzi, non troppo grande, perché so già che molti diranno la stalla di RB, sì, ma quella è troppo grossa, ragazzi, per sta mappa. Qualche stalletta piccolina, patatina, voi consigliatela pure, che poi casomai io ci do uno sguardo. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!